Noi vogliamo fortemente tutelare gli utenti stradali, i pedoni, evitare incidenti. Io do solo un dato, noi dal 2000 ad oggi siamo passati da 29 morti all'anno che abbiamo avuto nel 2000 ai 2 morti dello scorso anno. Quindi 27 persone decedute in meno sulle strade a causa di incidenti stradali grazie ad un presidio maggiore della nostra rete stradale. Quindi gli autovelox fanno parte di questo sistema, noi li abbiamo installati soprattutto su arterie dove ci sono stati purtroppo in passato incidenti mortali e dove comunque abbiamo luoghi sensibili, in particolar modo davanti all'ospedale e in via Euterpe dove purtroppo proprio pochi anni fa 2 persone persero la vita falciate sulle strisce pedonali. Ne verranno installati altri? Ad oggi questo non abbiamo, è un pensiero che non abbiamo, se non che vari comitati d'area, vari cittadini, io ho davvero perso il conto di decine e decine di persone che chiedono sistematicamente di installare autovelox nei pressi delle loro abitazioni, perché c'è un tema di sicurezza, diciamo di velocità troppo elevata nei pressi delle zone residenziali, al di fuori di scuole o comunque luoghi sensibili, quindi questa è una richiesta che viene dalla cittadinanza, ad oggi non abbiamo in previsione nulla di questo, però sicuramente c'è questo tema che da un lato qualcuno si lamenta, dall'altro sono i cittadini stessi a chiedere ulteriori sistemi di rallentamento della velocità. Vogliamo ricordare come vengono utilizzati gli introiti derivanti dalle infrazioni? Ecco, questo è un altro tema importante. Da un lato c'è la sicurezza stradale, quindi evitare incidenti, evitare morti sulle strade. Dall'altro c'è, così come prevede anche l'articolo 208 del Codice della Strada, l'utilizzo di questi proventi da multe per la segnaletica, per il miglioramento degli asfalti, per l'educazione stradale nelle scuole, quindi per tutto un sistema di potenziamento della sicurezza stradale che noi fortemente vogliamo portare avanti.